ne usciamo con la produzione dei vaccini. Il Premier Draghi ha le idee chiare su come si uscirà definitivamente dall'emergenza Covid. Al momento però la produzione Made in Italy non è ancora partita. Nous serons l'espace d'ici au deuxième semestre qui produira le plus de vaccins au monde. La produzione di vaccini anti-Covid in Francia è in astri di partenza. Questa settimana lo stabilimento Delpharm produrrà vaccini Pfizer-BioNTech e altre tre aziende sono pronte a dare il via alla produzione tra la fine di aprile e l'estate. Il numero di dosi di vaccino che la Francia conta di raggiungere entro l'anno è pari a 250 milioni. Il Belgio, già operativo con la produzione di AstraZeneca, promette 100 milioni di dosi Pfizer al mese a partire da maggio in uno stabilimento dove fino ad ora sono state incapsulate le fiale. In Germania è annunciata la produzione di Pfizer a partire dall'estate in uno stabilimento di Francoforte e se la Spagna ha iniziato a produrre le prime dosi in Europa del vaccino Moderna già dallo scorso gennaio, a giugno prevede di dare il via alla produzione di vaccino Johnson & Johnson. E in Italia a che punto siamo? Il governo Draghi ha aperto un tavolo con l'industria farmaceutica. Naturalmente non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Gli stabilimenti in Italia che dovrebbero produrre vaccini sono quattro: Catalent ad Anagni, Lucky Pharma a Lecce e Thermo Fisher a Monza e a Ferentino in provincia di Frosinone. La domanda resta aperta: quando saremo in grado anche noi di produrre vaccini? Quando arrivano? Parlano di 3-4 mesi da ora. Per Reitera non lo so. Autunno. Ma il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, avverte che la produzione in autonomia non è affatto immediata e che serve ancora del tempo. Se noi oggi partiamo a produrre un vaccino, supponendo che abbiamo tutti i macchinari pronti, schiacciamo il bottone, la prima fiala di vaccino esce fra 6-8 mesi. Ma se i lavori in Francia sono stati avviati in autunno scorso e sono serviti importanti investimenti anche da parte dello Stato, l'Italia ha iniziato il percorso appena un mese fa e rischia di rincorrere il virus. Il vaccino anti-Covid, infatti, non sarà necessario soltanto per la campagna vaccinale in corso, ma anche per gli anni successivi allo stato di emergenza. Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire, perché ci saranno delle varianti. Allora, Federico Rampini.